Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Silvio in questo nuovo video di Neon Replicant. Bene, andiamo da Popola e vediamo cosa ci dice. Eccolo qui. Vai. Ed era di qua. A giant shade in the area? Yeah. It took all we had just to chase it off. I wish there was some way to strengthen my weapon. You know, there's a little shop at the entrance to the junk heap that might be able to help. If you bring them materials, they should be able to use them to enhance your weapons. Interesting. Guess I'll check it out. Oh, but it won't be free, you know. I figure you'll need around 1,000 gold or so. 1,000 gold? If you need money, try visiting the tavern. That's usually where people go when they're looking to hire someone. Good advice. Thanks. Alla locanda? Ah, good. Just the man I needed. Could you gather 2 medicinal herbs from the northern plains for me? I've been exhausted lately and they usually grow in patches of grass or by the bases of trees. I don't think they'll be 2 medicinal herbs. You got it. Cavoli. Thanks for securing those herbs for me. Ah, li avevo già con me. Must be getting old if I need this stuff. Perfetto. Infatti immaginavo che raccogliere le cose per la strada porta sempre bene. Ok, ho capito che devo andare alla bottega. La bottega di questo paese o del ciarpame, perché non è chiaro. E poi la bottega. Might as well check out the tavern. Ecco, la taverna, no, scusate, la taverna. Ok, dov'è la taverna? Cioè, dimmi dov'è la taverna, io ci vado. Stato orientale. Ovviamente sì, io vado qua, non. Cazzo, infatti. Alla taverna. Adesso andiamo a salvare più che altro. Più che andare alla taverna. Poi, andiamo a vedere come sta la sorellina, perché è un'altra cosa da fare. Vai. Poverina, se sta male, poi qualcosa, consolarlo un attico. E ovviamente qui ci sono i soldi. No, goccia di spirito. Cioè, c'è una bella sbaccarata, insomma. Scompaiono i soldi dal nulla qui. Goccia di difesa. Vediamo cosa ci dice. I know I'm sick, but I'm trying to hang in there. When I see how hard you're fighting, I want to do the same. I know, Yona. But don't hurt yourself, okay? You need to be careful too. I will. And I'll be back soon with. Brutta storia. Speriamo esista veramente questa medicina. Ok, allora adesso andiamo a sta bottega che io non ho assolutamente capito dove sia. La bottega. Mi sto ammazzando. Da chi potrei chiedere per sta bottega? Allora, questa è la fontana. Qui c'è l'uscita. Qui c'è il tipo strano. Qui c'è questa sorta di villaggino piccolo piccolo. Ma la bottega sembra proprio un luogo, capite? Non un come si può, potrei dire. Non è che qui si può andare, no? Col cazzo mi ha risposto. Stai volendo un doppio salto. Non mi fa proprio andare. Cattivo e brutto. Sta bottega, dove cazzo è? Porca miseria, magari è soltanto uno di questi, però sono. Allora, in teoria dovrebbe avere sulla testa qualcosa. Adesso prendiamoci le nostre solite cose qui. Semi di fagiolo. A proposito, devo andare dalla tipa, digli che ho le erbe. Anche questa è un'altra cosa. Sperando che siano quelle i semi che mi aveva chiesto. Era lei, no? Ma sì, la tipa dei semi. Era questa qui. Why not fill your garden with. Scusate, non erano quelli allora le chimiche. I hope you grow some. Fatemi vedere dove cazzo si vedevano le missioni. Incomplete. Lista della spesa. Non ne ho neanche uno. Ma quindi non li ho trovati. E questo devo dare. Lo so, devo fare quella. Io non so alla bottega cosa intenda lui, se è direttamente dal ciarpame. Oh, you aren't out hunting today?
Ok. Make sure you stock up on necessities. Negoziante di oggetti, però a vedere così ci dirà qualcosa. We've got some nice materiali. Thank. Se mi dice bottega, capisco. Che è questa? Ok. Trovata. Però, tanta roba. You taking it easy today? I hardly ever see you around here this. Ok. Ma perché c'è? Hey there. Ciao. Wanna let a girl buy you a drink? I'm not old enough to drink, Devola. Also. When the sun never sets, what difference does it make? never mind. You'll understand when you get old. I do love this tavern, though. It's the nerve center of the whole village. Folks come here to relax or come back whenever you have a free minute. E questa è la missione che mi hai dato? Non sarà troppo grossa come missione? Allora, dove vado? E non è facile. Oh. Hey, you got a moment? Because I've got some work for. If it's paid work. Fair enough. Listen, my grandmother is running low on medicine, and I need you to gather. I need 3 medicinal herbs, 3 berries, and 3 royal ferns. You may have to leave the village to find some of it, though, so I hope it's not too much of a bother. Accetto, sì. Non so se le ho tutte queste no problem. Cose. I'll be right back. Fatemi vedere, perché alcune cose magari si attivano solo con una quest. Quindi un oggetto delicato, questa qui. Allora, erbe ne ho 8, mi va bene. Le bacche me ne manca una, la feccia reale non ce l'ho proprio. Ok, ho capito. È già qualcosa, perché ho capito molto. That's 3 medicinal herbs. Ok, quindi adesso basta andare via. Sì, io parlo con questa qui. You're taking it easy. Dice cazzo. Say, I don't see you here often. Come to put some. Va bene, l'importante è che abbia capito, è un gran passo avanti. Is there really nothing that can cure the black scroll? No medicine in the works of man can hope to stand against it. There has to be something out there. Perhaps a drug exists to temporarily ease the pain, but none can truly eradicate the disease. But if the legend is true, then I hold the key to saving your sister. You're right. We're gonna save Yona and cure the black scroll. That's the spirit, lad. Sarebbe, mi piacerebbe anche a me salvarla, se devo essere sincero, ma me la ridai per piacere? I'm so yeah. I've... Ok, allora ci provo, però non garantisco un cazzo. Allora, è inutile che vi faccio rivedere la strada perché tanto l'abbiamo già what fatta. What do you know about this junk heap? I guess there are ancient ruins buried there. It's full of old scrap and other weird stuff that no one understands. To get there, we have to cross the iron bridge to the northeast. Allora, devo andare al nido tutto a sinistra. Popola says these huge metal crates used to cross that bridge all the time in the old world. Humans certainly were wise back then. I don't know. If they were so smart, why did we end up like this? Crap! Ci ho provato, potete biasimarmi. Mamma mia, parola tenuta, è tenuto Ashur, si usa con tutte le categorie. Dopo well, ci guardiamo, perché è interessante. Cioè, gli ho preso un sacco di roba, ce n'era tanta di gente. Guarda là, andate lì. Cioè, veramente unico a questa... chance di poter fare questo casino, per carità, mi è piaciuto, però ho rotto di nuovo. Cioè, io penso che quello mi faccia un culo da panico, gli rompo sempre i pezzi. Oh, santa miserica, vabbè, dai, ci vediamo dopo. Ok, sono arrivato, spero di farcela, perché manca un pezzettino. Se non mi compare nessuno, e non schivo, deve farcela. Ovviamente non so neanche se posso saltare. Those damn shades. Era di qua. Ok, dai, sembra che non ci siano i mostri. Meno male, perché sennò era un bel problema. Così vediamo cosa vuole il capovillaggio, cioè se ci dice, diciamo, a parlarci. Almeno quello. Ok. Hello, sir. I have a... Me? Yes, fine. Okay, then.
I'll guess that counts as him accepting it. I'll go tell the client we're... Oddio, sì, l'ho dato, quindi siamo a posto. E non posso più parlarci. Benissimo, dai. Sono contento perché sennò era veramente un casino farlo alla prima mandata. Non sapevo proprio come fare. Vediamo cosa c'è di buono. Magari c'è qualcosa. Proprio un sacco di roba. Proprio pieno, diciamo, tutta quella roba che, diciamo... Va bene, possiamo andare. È stato facile alla fine, bastava soltanto correre col cinghiale senza fare, cioè schivando tutti quanti, cercando di non farsi colpire. Poi sono riuscito a passare e niente, tutto qua. Non pensavo fosse più difficile, invece era una chetinata. Ok, andiamo via e niente, ci vediamo direttamente di fuori, che c'è il cinghiale, sperando che ci sia il cinghiale, e quindi a dopo. Bene, andiamo pure a fare la quest, vediamo da che parte devo andare, di qua. Beh, così facciamo effettivamente prima. Come faccio a farlo staccare? Ok, a fare le cose. Allora, devo andare di là. Fatemi vedere bene la mappa. Sì, devo andare di là. Ci riesco. Perfetto, così una passeggiata. Ok, poi devo andare di qua. Oddio, ovviamente stavo una craniata da panico. Sì, devo andare di qua. Oh, cazzo! Oh, ma insomma, siete delle belle palle, eh! Prima ho preso un sacco di roba che non ho ancora visto cosa farci. Speriamo di prendere altre tante. Sono altri? Effettivamente sì. Ho preso dei libri, però non me li fa usare, quindi non ho idea di cosa servano. Ok, posto, andiamo. Fatemi vedere, e poco più avanti. E come ci arrivo lì? Saltando? Sì, saltando. Ok, oh cavolo, così tanti. Com'è che adesso sono aumentati così tanti? Così tanto, aumentati. Perfetto, così sicuramente meglio. Prendiamo più botte, però sono anche 4 volte di più. Qui locare è proprio fuori discussione. Dove vai? Aspetta, non è mica finito. Oh, santa miserica. Ah, tutto qua? Certo che dipendiamo di energia, quando ammazziamo tanta gente. Ce n'è tanta. Perfetto. Direi che probabilmente devo andare di qua. Lui dice che è qua il posto, ma... Che missione mi avrà assegnato? Come dice il Pam, dovevo andare là. A meno che qua non ci sia qualcosa da raccogliere, che è possibile. Esatto, ok. Mi ha dato quella, quindi. E qui ci deve essere qualcos'altro. Non so cosa. Attiva Mont. Allora, continuiamo la missione, tanto non ci costa niente. Allora, missione. Missioni complete, lista della spesa, questo non l'abbiamo ancora trovato. Di questo serve solo la felce reale, che non ho idea di dove trovare. E questo qui è... Hai consegnato il pacco che dopo dobbiamo fare, va bene. La felce reale. Secondo me è qua sopra, dai, può essere solo qui. Se no non ho proprio idea, eh. Vediamo un po'. Ok, niente che. Vediamo un po' di sopra, magari abbiamo un po' di fortuna. Scusate, ma accetto che ce n'è di roba qua. Niente che dire. Vediamo un po'. Qui siamo verso il tumulo. Apri. Ah, pronto. In teoria i soldi ce li abbiamo, le queste possiamo fare lo stesso, nessuno ce lo vieta. Vediamo un po' cosa ci può essere. Cos'è? Esamina. Jacob, ah. I'm hungry. I know, hold on. Maybe we have some old bread here. Ma hey there. Oh, welcome. Please. What is this place? It's my shop.
I'm the finest smith in these parts. Usually. Bene. See, my brother and I build items from scrap we find in the junk heap, but we're a little low on supplies at the moment. Ah, okay. The junk heap, you say? That's right. Folks say it used to be a military base. I don't know about that, but there's lots of great stuff in there. It's not exactly the safest place in the world, but we gotta eat, you know? So it's just the two of you out here? Our father died when Gideon was very young. And Mom is... She's out right now, getting supplies. But I'm sure she'll be... Mom's been gone for 7 days. When's she coming back? 7 days? That's a long time. It's getting harder to find good scrap. She probably had to go deeper into the heap. I said I'm hungry! So if you had the materials, would you be able to upgrade our weapons? Well, yeah, but it's really dangerous in there right now. No problem. We'll go. You will? I want to upgrade my weapon. And besides, you need inventory for your shop, right? Well, yes. It's settled then. What do you need? Well, to improve your weapon, I'll need 3 titanium alloys. You can get them from the defense robots around the mountain. Got it. Here's a map of the complex. And be careful, please. It's gotten really scary in there. Perfetto. Ottimo. Beh, almeno adesso sappiamo cosa fare. Bring me 3 titanium. Okay. E ragazzino? Is Mom back yet? What's taking so... Dobbiamo trovare anche sua madre. Speriamo che sia viva. Allora, vediamo se riesco a trovare qualcosa di interessante. Magari tutto questo... Oh, punto chiave. Interessante. Dice sempre, tieni d'occhio che è importante il punto chiave. L'ho trovato, sono contento, dai. Sono cose della vita. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Oh, salve. Certo che è molto veloce. È ovviamente una cosa che già abbiamo. Certo che avrei gradito sapere, quando salgo di livello, che cosa mi giovi. Ok, questo è un posto. Apro, così, a caso. E c'è un ascensore, presumo. Non funzionante, a quanto pare. Strano. Non si fa un cazzo. Vabbè, mi diranno poi. Sicuramente servirà qualcosa. Cosa c'era? Coda di topo. Oh, mi sono preso un topo intero, altro che la coda. Che c'hai fatto con il resto del topo? No, per saperci, non è che siamo... Capisco che ci possa avere famo, però lasci solo la coda, non è proprio il massimo, eh. Va bene, proviamo ad andarci. Interessante. Quindi ci sono dei robot all'interno. Ci sarà da divertirsi. Ah, it is bright in here. Looks like the ancient machinery is still working. Not that we have any idea how it works. Ruins from ancient times, patrolled for eons by unstoppable machines. Yeah, and I bet they're full of rare materials. Bene, mi fa piacere che contengano materiali lali, però devo anche trovarli questi materiali. Allora, vediamo un pochino, possiamo salire, selezionare. Cioè, che senso ha la scala quando puoi fare così? Vabbè, poi... Presumo siano questi i robot che diceva lui. Però li facciamo tanto, ma... Dove cazzo sono finito? Sulla scala! Ma vaffanculo! Cioè, ce la fai a scendere? Piastra metallica. Cioè, mi ha fatto più male... No, meno male che non mi ha fatto male. Ok. Questa porta... Allora, fatemi vedere la mappa. Questo porta a una zona chiusa, ok. Questa somiglia molto all'ascensore che c'è. Doesn't seem to be working. Ok, questo sarà lo shortcut per uscire sicuramente. Questo. La porta è rotta e non si apre. Beh, mi fa tanto piacere. Questo si deve spostare, meno che qui non ci sia qualcosa da fare. Allora, perché tu mi hai messo sto coso qua? So che si deve spostare. Ah, adesso ho capito. Buongiorno tonto. Che ci sta facendo?
Ah, questo si può solo far così, ok. Dai, spingi, ce la puoi farcela. Non fa male. Ok. Perfetto. This place is hardly befitting one of my grand stature. You sure do like to complain, Vice. E infatti, sta ben zitto. Allora, vediamo un pochino. Vediamo quanto riesco a fare così. Cazzarola. È sbloccato totale. Oggetti rari. Ho preso un oggetto raro? Fare uno ancora. Ok. Benissimo. Allora, noi siamo venuti da qua. E le strade sono diverse. Abbiamo una mappa. Io direi di andare dritto perché è stata senza uscita. Almeno vediamo che cazzo c'è di strada senza uscita. L'altro ascensoro. Doesn't seem to be... Ok, ci sono diversi ascensori. Va bene. Però adesso noi ci salutiamo perché sennò faccio troppo lungo. E vieni a fare un casino. Quindi ragazzi, come al solito vi invito a lasciare un commento se vi piace la serie, di fammi sapere cosa ne pensate. E poi adesso vi saluto la Shiva. Ciao ciao.